professore, con la posta. Qui Ah, grazie. ci sono dei libri che l'ho scartato io. Erano già in un Già in un pacco. pacco l'ho scartato Allora io. guardi, questi me li metti qui. Vabbè. La razione Vabbè, va bene, giornaliera, grazie, eh? La razione giornaliera di carta straccia. Dunque, invito, invito, invito. Ai! Si intrufolano nella mia vita, saltuariamente. Mi dispiace. Va bene così. Asso è di quelle lì che uno dice, mio Dio, una donna può arrivare a questo punto. Quando ero piccolina mangiavo la fettina, adesso che sono grande mi succhio le mani. Basta. In quella che la piazza. Beh, ma non si può fare se qualcuno chiacchiera. Questa è una città nella quale non si può più vivere. È una città invivibile. No, 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 non dico il mio del titolo, no. Presi chimica e lavorai, quando ancora non ero laureato, molto a lungo col professor Giordano Giacomello. Oddio, che è successo? Che un mio capello dal contatto serico venga lasciato a Valeria Numerico, che tutto il resto dei miei capelli venga lasciato a Barbara Valombelli, che il mio naso dalle narici storte venga lasciato ai repubblicani di Orte, che i miei occhi alla bellezza aperti vengano lasciati a Clea Galimberti, che la mia bocca carnosa e sensuale venga lasciata a Claudio Cardinale. Bagnano frequentemente con acqua bollente con 18 quarti di Se la vedi inizia a mancare, potrei usare acqua di pozzo tirata su con un secchio di legno in cui avrei fatto macerare un cocombero cresciuto nella Provenza sud-occidentale. Che i miei capezzoli scuri e bruniti vengano lasciati a Pierre Turriti. Certe volte mi sembra di essere un dannato della memoria, ma non per il lavoro che faccio, che è basato sulla memoria, milioni di quadri, milioni di immagini, centinaia di migliaia di gesti, fogli disegnati che arrivano qui ogni giorno, ma perché ricordo dentro di me praticamente tutta la mia vita, giorno per giorno. Che è nata da sé sia diventata così colossale. Perché Ho paura mangia. però, lo so, perché mangia una Federico fogliatura, Zeri, nato a Roma ho nel paura però che venga sfogliata 1921, alla fine da è, nel questo. riconoscimento generale, uno dei Non massimi riusciamo a credere. conoscitori e Comunque storici d'arte quest'anno dei nostri le tempi. rose Se sono straordinarie, non c'era meravigliose. stata la grandinata di ieri sera, Sarebbero ancora ogni giorno straordinarie, sulla sua però scrivania si quest'anno accumulano un centinaio sono di lettere. straordinarie evitare Inviti, cataloghi, molte fotografie di quadri, mancano richieste di completamente. Le rose attribuzioni. sembrate E grandi Zeri, ragazzini l'impaziente da Zeri, 3.000 l'arrogante anni, Zeri, risponde sia ai grandi della foreste terra che ai eterne, piccoli collezionisti di sono provincia. sicura. Invece quelli che io vedo molto brutti quest'anno sono gli iris. La Lei sua li vede straordinaria presente? competenza di pittura gli ha Mineral, consentito di pittura parlarne artigianale, ovunque artigiani servisse. poi, Televisione, giornali, libri, ma aule sembra avere universitarie, saloni d'albergo, e sempre con un un'intelligenza linguaggio accessibile a incantata, tutti. Perché l'occhio di una Zeri non grande crede a una intelligenza cultura d'élite e intelligente detesta i che riti avvelenano la accigliati del società. potere Il accademico cui motivo si è per cui sempre finché non si sa scrupolosamente perché, però sottratto. se l'iris viene piantato con l'occhio vegetativo che non guarda a nord non viene bene.
viene sustentato. La ragione non si riesce a capire. È uno dei tanti misteri delle piante. Ammirato, invidiato, temuto, Zeri ha calamitato su di sé la devozione di qualche partigiano appassionato e moltissimo odio. Ma neanche il più gretto dei suoi nemici riesce a sottrarsi al dominio che esercita il suo prodigioso sistema conoscitivo. Sono bellissimi. Oh, piuttosto bisognerà poi chiamare qualcuno a rimettere le teste delle due statue. Per cercarne le radici ed esplorare il territorio familiare, sociale e culturale che le ha alimentate, siamo qui nella sua villa di Mentana, prigione lussuosa e inestricabile, biblioteca e pinacoteca di Babele, labirinto della memoria dove Zeri rintana la sua furente solitudine da minotauro. Delle rose, ma sono migliaia quest'anno. Quest'anno è una cosa incredibile. Sarà forse un effetto della radioattività dell'aria di Chernobyl? Può essere. Certe volte io mi domando a quando risalgano i miei più antichi ricordi e spesso dubito di quello che vedo, di quello che mi viene in mente. Ricordo perfettamente un tavolino accanto al quale io mi sedevo per imparare a scrivere, che aveva una zampa che non era perfettamente incollata. Ricordo perfettamente il rumore che faceva il tram che allora passava per Via Nazionale quando frenava per la fermata che era all'angolo di 24 maggio. Ricordo poi perfettamente le mie visite al Vaticano. Io ho fatto le scuole elementari a casa con una signorina che era di Arcevia, nelle Marche, e che insegnava disegno in una scuola serale. E questa signorina è stata quella che mi ha fatto conoscere il Foro Romano, le stanze di Raffaello, la Cappella Sistina, e che consigliò a mia madre di comprare dei libri di arte che io tuttora conservo. A 6 anni conoscevo perfettamente le immagini di Raffaello, di Melozzo da Forlì. Ricordo perfettamente come mi fu regalato il libro su Melozzo da Forlì. Mi fu regalato per la Befana ed era appoggiato su uno scalino sotto una finestra. Rivedo mio padre, ad esempio. Mio padre era un grande medico, un patologo, insegnava all'Università di Roma. Ricordo la sua voce, il suo modo di camminare, il colore dei suoi vestiti, perfettamente. Un cappello che portava d'estate, ma ricordo anche certi scherzi che lui faceva quando io ero piccolissimo con un suo vecchio zio, scherzi che indignavano moltissimo mia madre perché li considerava di cattivo gusto. Ricordo delle parolacce, degli scherzi a base di parolacce in romanesco, che poi ho ritrovato nelle poesie del Belli. La famiglia era romana, perlomeno fino dal 1523. Però il nome Zeri non è romano. Si dice, si ripete, si è sempre detto in casa, che la famiglia è originaria da un posto molto lontano, e cioè dalla città di Homs, in antico Emesa, che si trova in Siria. In questa città di Homs, dove io mi sono recato 2 anni fa, e dove ricordo soltanto una straordinaria pasticceria, veniva adorata una pietra nera e il culto di questa pietra nera era affidato ad una tribù che pare si chiamasse Zeros, Geros, Zeramos. Io ricordo, mi pare che in Dione Cassio il capo di questa tribù è chiamato Lampsi Zeramos. Può darsi che questa sia soltanto una leggenda. Se è vera, io appartenerei alla stessa tribù di Elio Gabbalo, Severo Alessandro, Giulia Domna, Giulia Mammea, quindi avrei dei parenti, degli antenati molto illustri. E se non è vera, è bene inventata. Io la do per quello che è. Invece mia madre era di tutt'altra origine, era romagnola. Mia nonna, Carlotta, era addirittura di origine spagnola. E si era sposato Pietro Saporetti, uno di quegli idealisti, i quali abbandonarono il lavoro, vendettero tutti quanti i loro averi, cioè lasciarono Ravenna, dove abitavano, per recarsi vicino a Roma, fondando una cooperativa romagnola.
Questa cooperativa era una sorta di falansterio, non marxista ma furieriano. Loro bonificavano il terreno e c'era una squadra, mi sembra, di 30 donne, alle quali apparteneva mia nonna, che fungevano da donna di questo falansterio, cioè cucinavano, rammendavano i vestiti, preparavano i letti, pulivano la biancheria, eccetera, eccetera. I lavori erano stati estratti a sorte. Io incominciai a studiare chimica quando mio padre era ancora vivo. Nello stesso tempo studiavo botanica con il professor Carano, cosa che mi ha sempre affascinato. Io credo che piuttosto che la storia dell'arte avrei dovuto fare la botanica. Io la trovo una cosa di un interesse immenso. È un mistero. Per me entrare nella botanica è come entrare in un continuo mistero. Cosa mi spinse poi a cambiare e a prendere la storia dell'arte? Successe un fatto molto strano. Io nel 1941 fui richiamato alle armi. Fui chiamato alle armi, non richiamato. E facemmo un campo in un palazzo bellissimo che poi fu completamente devastato, prima dai militari, poi dopo dalle bombe. Il palazzo Chigi Zondodari a San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena. Accanto al palazzo dove noi dormivamo sulla paglia per terra, c'era la collegiata di San Quirico d'Orcia e io lì vidi un'opera d'arte che mi sconvolse e che c'è ancora, per fortuna. Sono, diciamo, gli intarsi del coro, coro eseguito per il Duomo di Siena in origine, dal Barrili e che poi smontato fu disperso e mi sembra 7 pezzi stanno oggi a San Quirico d'Orcia. Stranamente io ritrovai in questi intarsi della fine del 400, lo stesso spirito che aleggia in certi quadri metafisici di De Chirico. Questo fu proprio l'incontro che mi cambiò la vita. Io passo per un collezionista di opere d'arte. Ma spero che con questo termine, con questo aggettivo, non si alluda alla raccolta degli oggetti kitsch, di porcheriole delle quali amo circondarmi. Sì, effettivamente ho la casa con molte opere d'arte, alcune più, altre meno importanti. L'unico campo nel quale amerei essere veramente collezionista è quello delle antichità classiche. Perché? Perché secondo me l'antichità classica è la nostra madre. Noi ancora dipendiamo dalla classicità. Ma quello che mi importa di più non è tanto l'arte dei centri principali, come potrebbe essere Roma o nel tardo impero Milano o Costantinopoli, quanto l'arte della periferia, cioè delle zone di confine fra la civiltà ellenistico romana e quello che era considerato il mondo barbaro, quello che era al di là del limes. È per questo che io ho raccolto, quando mi sono capitate a prezzo buono, sculture di Palmira. Credo di avere la raccolta più importante che oggi esista in Italia, che è stata studiata e pubblicata. De copte, una ce n'ho. Poi dell'Egitto romano. E poi soprattutto mi entusiasma una scultura che viene dallo Yemen, cioè è arte araba preislamica, la trovo affascinante, completamente diversa da quella che sarà poi l'arte islamica non figurativa. Io poi vorrei molto raccogliere gli oggetti relativi ai culti misterici, mitra, atis, e ho dei pezzi molto notevoli. E sono state tutte comprate molti anni fa, quando per 100.000 lire si comprava anche un capolavoro. Oggi questo è impossibile, assolutamente impossibile. Quando alla fine del 1958, a pochi mesi di distanza dalla morte di mia madre, che morì nel marzo del 59, io acquistai questo terreno di Mentana, dove poi ho costruito la casa in cui vivo, non avrei mai pensato che la mia vita stava per cambiare radicalmente.
A un certo punto i miei spostamenti verso gli Stati Uniti e anche verso il Messico diventarono tali che io cominciai a sparire dalla scena italiana. È molto curioso anche che sono cambiati tutti quanti i miei amici. Uno di questi che per me è stato straordinario fu Paul Getty, una delle persone più singolari e più intelligenti che abbia mai conosciuto, infelice, solitario, circondato da vampiri a causa della sua immensa ricchezza, assalito da una orda di donne spesso di malaffare, sia per la sua sensualità, sia per i doni che faceva, calunniato dall'opinione pubblica perché non è affatto vero che fosse quell'avaro che tutti raccontano, la storia del telefono a gettoni è una pura invenzione, ricco di sense of humor, molto colto. Io sono stato spessissimo suo ospite, praticamente ci andavo una volta al mese, nella sua dimora inglese a Sutton Place, nel Surrey, e poi sono diventato anche trustee del suo grande museo in California, a Malibu, vicino a Los Angeles. E lì mi accorsi che praticamente questa della cultura dei musei americani è una specie di invenzione idealistica. Oggi poi mi chiedo una cosa, ma che diavolo rappresentano quelle colossali cattedrali nel deserto? Che cosa significa avere un Masaccio o un Gentile da Fabriano sulle sponde del Pacifico? La vera cultura di Los Angeles è il cinema, è Hollywood, è lì che Los Angeles è stata grande. Si incontravano vecchi attori. Io ricordo la mia impressione quando una mattina, facendo colazione in un piccolo bar che era annesso all'albergo Beverly Wilshire di Los Angeles, dove io scendevo, mi trovai accanto a Ray Milland, il protagonista di Lost Weekend, I giorni perduti, film che mi aveva assolutamente sconvolto, e diventammo buoni amici. Poi ricordo un incontro stranissimo che feci a New York, cioè ero stato invitato ad un concerto presso degli amici che facevano suonare dei quartetti in un grande salone della loro casa a Park Avenue. Io arrivai in ritardo perché nevicava e non si trovavano tassi, e entrando mi fecero passare da una porta posteriore di questa grande sala e mi misi a sedere in un angolo, e poi con la coda dell'occhio vidi dall'altra parte, tutta sola, una donna che lì per lì mi parve vestita di stracci. E dissi, ma chi è questa strana donna vestita in un modo così curioso? Poi la guardai un po' meglio, ma io la conosco. Poi ebbi la rivelazione, ma è la Garbo. È la Garbo che poi rividi molte volte, anche a casa sua, anzi spessissimo. Personaggio molto curioso, molto singolare. Personaggio, secondo me, introverso e scontento. Scontento un po' perché si sentiva grande attrice come opinione pubblica, ma non nella realtà. La Garbo in realtà non aveva mai avuto un training, non aveva mai avuto un'educazione. E poi perché era una persona curiosamente solitaria, avara in un modo spaventoso, di un'avarizia addirittura sordida. Potrei raccontare molti episodi, ma sarebbe troppo lungo. Persona anche dotata di un certo sense of humor. Un giorno mi disse, parli di tutto con me fuorché dei miei film. Pochi giorni dopo andai al Museum of Modern Art, dove proiettavano i film della Garbo, e la trovai in un angolo che se li guardava, le feci, no? E lei disse, andava a rivedere se stessa, una cosa molto patetica. Ma un altro aspetto entusiasmante delle mie prime visite a New York non erano soltanto i musei che visitavo, i collezionisti, ma anche dei personaggi di altro genere che incontrai nel 1957 per la prima volta e che sono stati per me una fonte di esperienze ineguagliabile. Uno di questi è stato quello che io considero il più grande antiquario di quadri italiani al mondo, George Wildenstein, che poi morì nel 1963. Io lo conobbi e mi chiese di diventare il suo esperto. Io rimasi un po' sorpreso, perché l'esperto di Wildenstein notoriamente era Bernard Berenson. Poi, dopo che Berenson era morto nel 59, seppi che era stato proprio lui a raccomandarmi, ma non mi aveva detto niente, cosa che mi ha fatto molta impressione. Conobbi, per esempio,
un grandissimo collezionista, Robert Lehman, il banchiere di Wall Street, quale spesso mi invitava a casa sua, e giravamo insieme per New York per andare a vedere mostre, andare a ricevimenti, in una Rolls Royce che aveva all'interno una coperta di visone. Questo mi fece un'enorme impressione, io venivo dall'Italia ancora povera. Questi edifici qui io me li ricordo a memoria uno per uno. L'ambiente è pressoché lo stesso dei tempi della fine degli anni 30. Sono molto rovinati gli intonaci delle case, tutto sembra decaduto. Forse è la differenza che passa fra ciò che ci ricordiamo e quella che è la realtà. Dal 1926 al 1940 io sono venuto qui, cioè a Tagliacozzo. Per me non è stato però soltanto un luogo di villeggiatura. Io devo dire che questo è il luogo in cui io mi sono formato. Io qui ho imparato una quantità enorme di cose. Ho imparato le differenze sociali, l'enorme miseria degli abitanti o di una parte di essa e lo scialo, tutto dipende, tutto è proporzionato ai tempi, di coloro che venivano qui a villeggiare, che era una larga fascia della media dell'alta borghesia romana. Ho imparato l'amore qui, ho imparato soprattutto a leggere l'ambiente che mi circonda, ho imparato a leggere gli edifici, ho imparato a leggere gli intonaci, le sovrastrutture aggiunte, le linee originali, a datare, a leggere anche certi piccoli dettagli come i ferri battuti che appartengono ancora all'epoca genuina. Poi ho imparato qui a fare gli scherzi. Io ho fatto in questa piazza degli scherzi infernali. Per esempio, una volta atturammo questa fontana, per cui la mattina dopo era a mercato, tutta la parte bassa della piazza era allagata. Avevamo chiuso persino i chiusini, atturato persino i chiusini. Un'altra volta mettemmo nell'acqua di questi zampilli, a grande distanza, del permanganato, studiando bene l'ora. Di domenica pomeriggio, quando la piazza era piena di tavolini di caffè, a un certo momento gli zampilli della fontana erano color rosso sangue. Fra lo stupore dei presenti, alcuni scapparono via, altri gridavano al miracolo. E poi ho imparato qui cos'era il fascismo. Perché in questo paese io ho visto esattamente come il fascismo si era trasformato in un'arma di una certa classe sociale e in un'arma di immobilismo sociale. Io ricordo delle cose atroci, per esempio, le vittime del terremoto del 1915, che ancora nel 1940 abitavano nelle baracche, nelle piccole casupole. Ricordo certi derelitti, alcuni paralitici che si trascinavano per terra, allo stesso modo con cui si vedono trascinarsi nei quadri del 400. Dunque bisognerà dare qualcosa alla Pinacoteca Comunale di Faenza, dunque. Prime 65 fotografie di opere problematiche e poi c'è un altro consistente pacco di fotografie. Dunque, qui c'è l'elenco delle illustrazioni. Cominciamo. Numero 1, tavola, 120x120. Dunque, conservazione buona, sì. Attribuita nell'Ottocento a Francesco Menzocchi. E perché? Di cui non ha le caratteristiche ma di influsso toscano. Dunque, guardiamo, questo è un quadro fiorentino, questo è sicuramente un quadro fiorentino di un pittore vicino a Ridolfo del Ghirlandaio. Ma sì, questo è il pittore che l'altro giorno io raccoglievo le fotografie, perché ho un sospetto, dove stanno? Aspetta, ho il sospetto che sia, eccole. Eh sì, è lui. Io ho il sospetto che questo pittore, vicino a Ridolfo del Ghirlandaio, sia Toto del Nunziata, citato da Vasari, ma del quale non si conoscono opere firmate. Dunque, di questo pittore alcune opere firmate vennero fuori in Inghilterra e le aveva il capitano Robert Langton Douglas, e mi disse Jean Langton Douglas, che poi erano stati distrutti sia i quadri che le fotografie
durante il blitz su Londra. Sì, sì, questo è lui. Insomma, è lui. Un gruppo che forse è suo. Ma io devo conoscere di questa mano qui un quadro che si trova vicino a Monte San Savino, nel monastero annesso alla Madonna delle Vertighe. Mi sembra che ci sia un quadro di questo pittore attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio. Allora, controllare e mettere da parte. Poi, numero 4, tavola 47x35 attribuita a Innocenzo da Imola, per carità. Questa è una, non è proprio crosta, ma vicino alle croste. È bottega o copia, no, bottega di Innocenzo da Imola. Non è un granché questo quadro, no, ma insomma. Questo, 44, capisco perché non stiano più in ordine. 44, tela anonimo, forse Veneto, del 600, no. Questo è un quadro fiorentino. Questo è un quadro fiorentino con la cornice sua fiorentina originale, molto vicino a Bonechi, a Sagrestani, è un quadro del 700. Ma un momento, c'ha un pandan qui con la stessa cornice. Sì, sono cose fiorentine, ma sono di due mani diverse però. Come lo chiamano questo qui? Numero 45, pandan del numero 44. Sì, però sono due mani diverse. Sei curiosa, che sembra Sagrestani, fiorentino, secolo XVIII, Lombardia, Genova, Roma, Bologna, Genova, Firenze, Sagrestani, dovrebbe stare qua. Pillori, Poli, Puglieschi, Redira, Sagrestani. Sagrestani, e guardiamo le fotografie di Sagrestani. Sì. Sì, è molto simile a Sagrestani, vicinissimo. O è lui o è un allievo, ma è sicuramente fiorentino. Sì. Sì. Questo è vicinissimo a Sagrestani, però il quadro compagno è di un'altra mano. Chi sia l'altra mano assolutamente non lo so. Io sono nato a Roma, sono cresciuto in questa città e ci sono vissuto a lungo, fino al 1967, fate voi il calcolo. Fino a 46 anni. Questa città l'ho molto amata. L'ho girata palmo per palmo. Praticamente non c'è angolo di Roma che io non abbia visto ripetutamente, studiato, esaminato e sul quale io non sappia qualche cosa. Anche i quartieri moderni fino al 1950. Oggi io detesto questa città. Mi viene sempre in mente una frase di Pirandello. Roma era un'acquasantiera. L'hanno trasformata in un portacenere. Mi sembra che sia la perfetta definizione di quello che è la città. Perché parlo in questo punto? Perché nel fondo si vede uno dei monumenti a me più cari, la grande rovina del palazzo dei Cesari, il palazzo in cui abitavano gli imperatori, il palazzo maggiore, come lo chiamavano nel Medioevo. Io conosco questo edificio, come conosco tutta la Roma antica, palmo per palmo. Come è nata questa conoscenza? Vi dirò subito il perché. Nell'immediato dopoguerra, appena gli alleati entrarono a Roma, i liberatori, fra virgolette, la mia famiglia, come tante altre della classe media, passò un momento difficile. Mia madre teneva a casa, mia sorella lavorava e anch'io, che non avevo ancora la laurea, incominciai a lavorare. In che modo? Facendo la guida agli ufficiali delle truppe alleate. Questa attività poi era accompagnata la sera, quando tornavo a casa, dalla lettura delle fonti latine. Mi sono ripassato tutte le fonti latine che parlano della città antica e sono riuscito a trovare molte cose che ancora nessuno sa. Ci troviamo dietro le mura aureliane, o dentro meglio, vicino a quelle che chiamiamo mura ardeatine. È un posto che per me è legato a dei ricordi molto antichi. Quando avevo circa 3 anni, io feci
un pomeriggio qui, una passeggiata insieme a mia nonna. Quindi è una cosa che risale verso il 24-25. E rimasi molto impressionato da questi enormi muri di mattoni. E le cose degli antichi, mi diceva mia nonna, queste sono le cose degli antichi. Poi tornai qui e tornai intorno al 1940-41 in bicicletta, allora si girava ancora a Roma in bicicletta, e vidi una cosa orrenda. Questo terreno più alzato che si vede fu scavato per eseguire questa bruttissima strada che poi finisce nella via Cristoforo Colombo. Ebbene, questa terra non è terra naturale, è la terra che era stata scaricata qui per fare le terme di Caracalla, coprendo una necropoli più antica, una necropoli dei primi secoli dell'impero, del primo e del secondo. Ebbene, le tombe furono ritrovate in uno stato di conservazione incredibile. Le tombe, che erano delle piccole camere con dentro stucchi, affreschi, sarcofagi, erano ancora coperte con le tegole e all'interno delle tombe c'erano ancora in perfetto stato di conservazione gli scheletri. Io ho visto distruggere tutto, tutto. Furono proprio abbattute con la ruspa. Ora mi resi conto allora che questa tutela delle cose antiche, questo grande amore dello Stato italiano per le cose antiche, in realtà è tutto un esibizionismo. E mi resi conto anche di un fatto, l'enorme delitto contro la cultura che è stato commesso trasformando Roma in capitale d'Italia. Roma era la capitale dell'Impero Romano e la sede del cattolicesimo. Mai si sarebbe dovuta trasformare in una città moderna. La più bella città del mondo, che ancora esisteva nel 1870, è ridotta a quell'orrore attuale. Dico orrore perché una città non è fatta soltanto dei monumenti, è fatta anche della gente che la abita, del traffico, dei suoni, dei profumi. Roma è una città invivibile. Quando esiste la fotografia di una persona conosciuta, si finisce col ricordarsi la fotografia e non più la persona stessa. Sì, mi piace riguardarle una volta ogni tanto queste fotografie, ma tutto sommato preferisco mantenere i ricordi nella mia mente. E sì, trovo fotografie di me quando avrò avuto 4-5 anni, una cosa stranissima, anche questa, molto vecchia. Poi mio padre, questa non è una fotografia, è una silhouette di quelle che andavano di moda verso la fine dell'Ottocento. Poi il maestro di mio padre, Guido Baccelli, e poi chi altro. E poi qui ecco, una fotografia di quelle fatte sporgendo il capo attraverso di fuori, in cui ci siamo io, mia sorella e una nostra cara amica che poi morì all'improvviso nel 1943, nel gennaio, agli inizi del 43. Una delle esperienze più traumatizzanti che io ebbi, perché questa ragazza che morì con un male misterioso, una specie di meningite fulminante, la rivedemmo poi alla morgue, sul tavolo della morgue, e lei, che molto carina e che teneva tanto alla sua eleganza, era vestita di uno straccio con delle calze di cotone, aveva il cranio aperto, le avevano fatto l'autopsia. E io ricorderò sempre i mosconi verdi che circolavano su questo cadavere. È una delle ragioni per cui io non amo il moscone, l'animale, l'insetto con le ali verdi. Poi sì, io ho anche una sorella molto intelligente, anche se di carattere molto duro, con la quale io vado d'accordo, come si può andare d'accordo fra parenti. Ecco, questa è una fotografia che io feci a mia sorella quando mi dilettavo di fotografia, fotografia fatta nella casa di Via Severano. Questa è mia sorella come la vide Gergo, fotografia molto, molto bella la trovo. E poi mia madre prima di sposarsi negli anni 10, io penso che questa sia una fotografia del 15-18, mia madre con me in braccio all'età di un anno, a Nettuno, e poi mia madre nel 40. E poi ce ne sono un'infinità. Se dovessi metterle a posto, beh, c'è quella di mia nonna che a me mi piace molto, mia nonna vecchissima, ormai quasi cieca, ma tutto il resto non mi interessa. Però devo dire che se dovessi mettere a posto queste fotografie, non metterei a posto quelle dei parenti che non sono strettissimi. Io non credo al clan, non credo alla tribù. Posso anche dire che io ho sempre detestato tutti i parenti che non siano proprio della mia stessa famiglia, cioè mio padre, mia madre e mia sorella. Tutti gli altri io preferisco dimenticarli.
Io amo molto ricevere degli amici stretti, ma non amo i pranzi, per esempio, in più di 5 persone, li trovo spaventosi. E un'altra cosa che non amo è far conoscere la mia vera vita privata in giro. Io ho una vita privata che è chiusa dietro una tenda di alluminio, protetta poi da una seconda tenda di cemento, e dietro la quale c'è poi una specie di barriera di acciaio impenetrabile, perché non mi piace raccontare i fatti miei. Io ho una mia vita privata che va avanti molto bene. Si potrebbero dire molte cose a questo proposito. Se un giorno la dovessi rivelare, sorprenderà molta gente. Perché? Perché ci sono delle cose molto curiose. Anzi, io sono legato ad una persona molto nota di cui non posso fare il nome. Di cui non posso fare il nome perché mi addosserei una grande croce, diventerei il principe consorte e rovinerei la carriera di questa donna che non merita una disgrazia del genere. Una donna straordinariamente bella, eccezionalmente intelligente, spiritosissima, famosissima come attrice cinematografica. Non è in Italia. Ecco qui tutto. In pochi luoghi al mondo mi sento così a casa mia come qui, nelle stanze di Raffaello, e soprattutto in questa che è la più antica, la stanza della segnatura. Beh, adesso non è che ci venga molto spesso, ma intorno al 1944-45, sì, 44-45 praticamente ci veniva ogni giorno, e conosco a memoria ogni minimo particolare di questi affreschi. Anzi, dirò di più, sono per me un ritorno alle origini, perché sono stato la prima volta qui all'età di 3 o di 4 anni. Ho sempre pensato poi a questi affreschi come funzionario delle belle arti. Io sono stato funzionario per 5 o 6 anni, ho imparato a conoscere la mentalità degli italiani nei confronti delle opere d'arte, non le considerano pressoché niente, la mentalità della burocrazia, la quale vive sulle opere d'arte in gran parte, non le serve. Ci sono naturalmente delle gloriose ed eroiche eccezioni, non le sto a dire, ci sono molti funzionari che io ammiro come martiri, perché con stipendi miserevoli, in mezzo a mille difficoltà, fanno delle opere straordinarie. Un giorno bisognerebbe onorarli questi funzionari, ma davvero, sul serio, non a parole, come si sente dire. Oggi qui in queste stanze arrivano migliaia e migliaia di visitatori al giorno. Io non so quanto faccia bene a questi affreschi l'alito, il fiato e l'umidità di tutti questi visitatori. Ma fino a qualche generazione fa, chi veniva qua? Venivano qua prima i lord inglesi in Grand Tour, poi gli storici dell'arte, erano luoghi riservati a pochi. Io non è che sia contro questo turismo di massa, tutt'altro, ben venga. Sono contro alla mancanza di criteri nel distribuire al turismo di massa i grandi tesori che sono molto fragili e che hanno una vita molto breve. Ma quando penso a tutti i disastri che ho visto, agli sprechi, alle rovine insensate, alle sciocchezze commesse nel campo dei beni artistici italiani, io mi chiedo se, certe volte, se questo mio amore per Raffaello non costituisca una sorta di rifugio, di asilo, al quale torno come si ritorna all'epoca dei bei ricordi, proprio per ignorare tutto quello che è successo. Questi sono affreschi che mi hanno spinto a considerare l'arte figurativa come un elemento essenziale della mia esistenza. Dirò anzi poi che mi sono particolarmente simpatici, perché mi è simpatico Raffaello, è uno dei pochi grandi artisti che, come Rubens anche, sia stato felice, si sentiva ad agio con la vita, cioè dipingeva allegramente, amava, beveva, mangiava, non aveva dei tormenti e non avrebbe mai avuto bisogno di uno psicanalista. Almeno io lo vedo così. Dite quello che volete, ma quando si è conosciuto bene Raffaello, tutto il resto casca in secondo ordine. Lei, per il gusto di scandalizzare, non gli altri, non arretra di fronte a niente.
telefonate apocrife, no, barzellette irripetibili, invettive sanguinose contro vivi, ma anche contro poveri morti. No, non incominciamo con i poveri morti. Scusi, sa Hitler che è un povero morto? Voglio sapere perché maledice e perché si traveste da maligno. Perché non credo ormai nella giustizia degli uomini in questo paese. Casomai credo nella giustizia della magia, perché ne ho viste tale e tanti di porcate e di mascalzonate che sono rimaste impunite o addirittura giustificate, che mi rivolgo ad una ipotetica magia, ad una possibile magia. Se ci fosse una giustizia efficace non direi mai quelle cose. Perché lei crede che la giustizia funzioni in Italia? Ma, oddio. Sì, ma io penso... Poi perché devo scandalizzare raccontando le barzellette? Non sono le barzellette che scandalizzano. Zeri. Tanto più che sono barzellette relative a cose che tutti pensano e non hanno il coraggio di dire. Zeri, barzellette io sessuali, l'ho visto. Fecali, tutto lì. Mi sembra un po' pochino. Zeri, tutti le abbiamo viste esibirsi in televisione con delle palandrane incredibili. Non sarà uno stratagemma per far perdere le tracce di sé? Per nascondere il vero Zeri. E che sono un mostro? E che sono Dracula oppure Frankenstein? No, io ho messo le palandrane unicamente come trovata, perché io appresi una ventina d'anni fa, andando a Las Vegas, che per farsi conoscere da un grande pubblico, soprattutto di persone non molto colte, non è essenziale quello che si dice in televisione, ma il modo con il quale si è vestiti. Le dico pure che mi ha insegnato questo, libereis o liberace, come lo dicono in Italia. Si possono dire anche delle verità sublimi, ma se si è vestiti in modo non attraente, la massa non percepirà, non recepirà. Cioè io detesto i doppi petti, le cravatte. Io sono contro questi vestiti che fa, mi sembrano molto scomodi, io mi sto benissimo invece con dei lenzuoli intorno, almeno per me. Naturalmente i ben pensanti hanno subito gridato allo scandalo, dice, come questo che fa lo storico dell'arte, è noto in tutto il mondo, si veste in quel modo. E con questo? Perché è proibito? Dove sta scritto? Perché viviamo in una società perbenista, osservante, che ancora rispetta certe regole della media e piccola borghesia ottocentesca. Poi cosa dovrei nascondere? Niente. Cosa c'è? Io non ho nulla, assolutamente nulla da nascondere. Io sono come un vetro trasparente. Puro come un diamante. No, puro nessuno è puro. Puro è soltanto l'essere adorato dalle religioni. Le divinità possono essere pure le divinità rivelate. In uno dei suoi scritti lei fece un racconto molto bello di un albero, di un abete alto 23 metri che pochi anni fa è stato sradicato dalla sua foresta bavarese E piantato a Piazza San Pietro come albero di Natale. Sì. E lei in quell'occasione ha parlato esplicitamente di Dio e del miracolo della creazione. Sì, no, non è miracolo della creazione. Cito le sue parole. Chiamiamola creazione, insomma, l'esistenza di queste cose. Sì. Io trovo un delitto terribile quello di sradicare un albero. Mi hanno poi detto che questi alberi inviati a ogni Natale a Sua Santità vengono piantati nei giardini vaticani e attecchiscono. E allora le dirò che la cosa mi è antipatica per un'altra ragione che non ho voluto dire, che il primo ad introdurre l'uso dell'albero di Natale in una piazza pubblica è stato il Gauleiter nazista di una città della Germania settentrionale, mi pare Lubecca. Quindi mi è antipatico anche per questo, per il finto paganesimo di questa cerimonia, è una cerimonia pagana. Anzi, invito in questa occasione gli italiani a non mettere più alberi di Natale nelle piazze. In un paese disboscato vanno a distruggere milioni di alberi a cui vengono bruciate le radici. Dopo due settimane si seccano. E perché? Perché così bisogna comprarli nuovi. Sembra bello? No. Ecco, no. Meno male che siamo d'accordo. Ecco, ma lei parla sempre, ce l'ha sempre con gli italiani. Ma io la mio? Sento inveire contro... No, non ce l'ho con gli italiani, no. Io ce l'ho con chi sta in mezzo. Per me l'Italia si divide in tre grandi fasce. C'è il popolo minuto, che è straordinario, è sano ed è meraviglioso.
Poi ci sono quelli che sono al sommo e ai quali dobbiamo moltissimo, dobbiamo senz'altro l'uscita dall'Italia dalla depressione plurimillenaria. Poi al centro c'è una classe media spaventosa, e quella classe media fatta di professorini universitari, di piccoli scrittori, di chiacchieroni, i partiti. Oddio, adesso lei mi fa citare delle cose spaventose. La grande invenzione politica italiana è l'oligarchia. Cosa fanno poi le oligarchie? Escludono gli altri dal governo. Beh, come aveva fatto la Repubblica Veneta, la Serrata del Maggior Consiglio, e la Repubblica Genovese, il Libro d'Oro. E i partiti oggi che hanno fatto? L'oligarchia attuale che ha fatto? Il finanziamento ai partiti per me equivale a questa sorta di chiusura verso gli altri. Quindi infatti sono sempre gli stessi. Lei mi cita una vera democrazia in cui c'è della gente che da 40 anni sta al potere. Attendo la risposta. Ecco. Ogni tanto, paradossalmente, chi la conosce sa che lei invoca un dittatore sanguinario che rimette a posto le cose. Probabilmente perché credo che questo credo sia... che scherzi, guardi, mi auguro no, che scherzi. No, non scherzo, guardi, no. Io sono un grande ammiratore, posso dirlo, di Stalin. Beh, io vorrei non sentirlo. Io onestamente no. Mi disdico dall'intervista. No, scusi, no, no, eh. Bisogna vedere io con che razza di cialtroni che... Mascalzoni aveva a che fare. Io non è che ammiri, cioè considero Stalin un personaggio della storia russa e lo giustifico completamente nel contesto della storia, della civiltà, della cultura e della società russa. Quando io dico ci vorrebbe uno Stalin da noi, e penso certe volte che delle persone che amministrano le cose pubbliche in modo così cattivo avrebbero bisogno di uno Stalin. Spero che sia un paradosso comunque. Paradosso fino a un certo punto. Io non sono poi tanto permissivo da tollerare la devastazione di tutto. Pensi come hanno ridotto gli ospedali italiani, che sono destinati soprattutto ai poveri, perché i ricchi vanno a curarsi o nelle cliniche private o in Svizzera. Sì, sì, infatti. Lei ha detto che tutti coloro, cito le sue parole, tutti coloro con cui ho cercato di stringere amicizia mi hanno deluso. Venivo sfruttato o truffato. Non tutti. Possibile che lei non abbia amici, e che idea ha dell'amicizia? Dunque, guardi, io che degli questo amici, è scritto. Sì, non se tutti, lo tutti. Ci sono dei rari casi. Io parlo soprattutto di tutti coloro che si interessano di arte. Io prima o poi ho scoperto dei raggiri per estorcere da me delle attribuzioni, per servirsi del mio nome, per vendere cari quadri. Ci sono delle eccezioni. E lei di carattere non è diffidente? Adesso lo sono diventato, molto. Soprattutto con i giovani. Perché poi io credo che la disonestà e il raggiro siano un fatto generazionale. Io ho scoperto che tutti quelli che sono passati attraverso il 68 sono dei piccoli mascalzoni. Sì, è la verità. Ho avuto delle esperienze spaventose. Ho capito. Da urlare, dalla rabbia, da mordermi i gomiti, da spaccare i piatti. Sì, perché mi ero fidato, oggi non mi fido più. Poi non sono più compassionevole. Quando sento dire, sai, va aiutato, c'ha la moglie giovane. Se la moglie giovane la mandi a Caracalla. Quindi, il mestiere vecchio quanto il mondo. Faranno un po' di soldi. Ma scusi. Vabbè, esagerato. Ma no, esagerato. Dunque, vengono con la e poi ti danno la pugnalata, via. Potrei raccontarti due o tre casi spaventosi. Me li ma racconti. Non li racconto perché dovrei fare nome e cognome e gente che non voglio nemmeno nominare. Mi metto gli occhiali perché è importante. Nel 1984 lei scriveva di Roberto Longhi, virgolette, gli debbo molto, anzi moltissimo, e serbo un'autentica venerazione per la sua memoria. Sì. Oggi lei scrive, virgolette, Longhi ha cercato in tutti i modi di stroncarmi. Certo. La sua tattica era subdola, attirava sei migliori, verissimo, per poi impedire loro di crescere. Certo. Momento, scusi. Ma Longhi è morto nel 1970. Cosa può aver fatto di male tra l'84 e l'89? No, non ha capito quello che era il mio discorso. Io debbo moltissimo a Longhi come insegnante di un metodo. Longhi mi ha insegnato due cose. Uno, a guardare i quadri senza rimanere in uno stato di venerazione a occhi spalancati e a trattarli come testi familiari. E questo gli debbo moltissimo. Mi ha insegnato a leggere la qualità. Poi c'era Longhi uomo, che era un miserabile.
un assoluto miserabile che ha tentato di struccarmi in tutti i modi, ha impedito che io prendessi dei premi, ha impedito la pubblicazione dei miei libri, ha impedito che io arrivassi alla cattedra universitaria, per fortuna. Sono due cose completamente distinte, perché in ogni scienziato, in ogni storico dell'arte c'è l'uomo e lo scienziato, è come le attrici. Lei sa che le attrici sono spaccate in due, da una parte c'è la donna vera e dall'altra c'è il mito che si costruisce intorno a quella donna. Il mito può essere attraentissimo, la donna può essere una carogna, sì, oppure la donna può essere un angelo, il mito può essere di una gran mangiatrice lei di uomini. Lei sa che è sottoposto alla stessa legge, cioè che... Certo. Però io non ho mai fatto il male che ha fatto Longhi a me, non l'ho fatto mai a nessuno. E perché Longhi le ha fatto tanto male? Lo faceva con tutti. Lei pensi che nessuno degli allievi di Longhi è arrivato alla cattedra universitaria finché lui non è morto? Le sembra poco strano? Bologna, La Gregori, Giuliano Briganti, sono tutti arrivati alla cattedra dopo. Perché? Perché non voleva, perché voleva primeggiare, era una specie di prima donna, era un tipico personaggio del mondo decadentistico, era d'Annunziano, questa era la cosa di Longhi. E poi c'aveva accanto a sé una donna, la moglie, la quale odiava gli allievi, non avendo mai avuto dei figli, temeva che lui perdesse a proteggere uno dei figli e quindi li odiava tutti. Le ho ho detto già l'episodio del smoking ritrovato, sì, no? Come disse la moglie, ecco i figli degli altri. Lo racconti, perché chi fu ritrovato nascosto in un armadio uno smoking nuovo di zecca che tutti si erano dimenticati, ancora appuntate con gli, sì, spilli. A Longhi non andava più bene, era una cosa di 20 anni prima. E disse, lo regalerò a Francesco Arcangeli, il nuovo non me lo sono mai messo. La moglie disse, ecco i figli degli altri, prima vengono a portarti via la scienza, ora ti portano via anche gli averi. Chiamò il cameriere, Ottavio, prenda le forbici e faccia a pezzo questo smoking, servirà per dare la cera ai pavimenti. Beh, e che gliene pare di questo qui? Mostruoso. Beh, mi sembra un episodio mostruoso, però io non posso non chiederle, io Longhi non l'ho conosciuto, ma so che ci sono intere generazioni che lo venerano, quelli che l'hanno conosciuto. Ah beh, perché si era creato intorno a lui uno di quei miti per cui tutto quello... Tanto questo mito che hanno creato intorno a lui ha bloccato certi studi. Lo studio sulla pittura ferrarese è bloccato da Longhi. Perché? Perché lui aveva creato intorno a sé una specie di mito. Arrivava al punto da inserire nei miei articoli delle frasi in suo onore a mia insaputa. Come ben vide Longhi, furono parole del Longhi, eccetera, eccetera. Per quale motivo io devo parlarne bene? Io parlo bene dello scienziato e ne parlo benissimo, perché era un uomo di un occhio straordinario. Poi senta, sa cosa faceva Longhi? Più grande scrittore italiano dopo D'Annunzio di questo secolo. Era veramente un grande scrittore. Ci sono delle parole di Longhi, degli aggettivi, in cui con la parola ricrea quella che è la sensazione che dà l'opera d'arte. Io mi ricorderò sempre quando lui parla della notte del Guercino, affrescata nel Casino Ludovisi, quando parla del Guercino giovanile, c'è quel tre poche parole, dove l'aria si abbuia appena. Per me è una delle cose più fulminanti di tutta la letteratura italiana. Appena può, lei lancia frecciate contro chi si diletta a frasi tornite scintillanti. Certo, a certo. Chi allude... A una grande quantità dei critici d'arte italiani e soprattutto dei letterati. Guardi, io giudico la critica d'arte dalla sua possibilità di venire tradotta. Quando un linguaggio critico rimane soltanto per pochi e non può essere tradotto in inglese, ad esempio, io lo disprezzo. Provi a tradurre in inglese gran parte della critica d'arte italiana, poi si fa quattro risate. Longhi si può tradurre in inglese? Malissimo. Ci tentarono sul Burlington Magazine e ci fu una nota del direttore Ben Nicholson, che era un mio amico, quale disse, io cerco di far capire ma metto anche il testo italiano. E per questo Longhi è meno grande come storico dell'arte? Certo, perché molte sue cose sono andate perse proprio per il modo con cui sono state dette. Per questo lui non è apprezzato all'estero come pure dovrebbe. Apprezzato in Francia, ma la Francia è un altro paese in cui il frufru letterario conta moltissimo. Zeri, che giudizio lei dà dello stile di Federico Zeri? Modesto, però chiaro. Molto modesto, ma non tengo ad essere alato. No, ma io modesto. Voglio sapere, la grandezza di uno studioso, di un sì. filologo sì. E lo stile, lei come li mette in rapporto? Bisogna cioè, esprimere. Cioè lei è un grande filologo e scrive modestamente. Scrive Longhi in modo chiaro. Era un grande filologo e era un grande scrittore. Longhi era soprattutto uno scrittore, un grandissimo scrittore.
Ma anche un grande studioso, un grande su filologo. Su quel punto di vista io metto molte riserve. Ci sono delle cose di Longhi straordinarie, ma molte delle sue scoperte non reggono. Io lì metto delle tare. Longhi creava degli schemi mentali. Gli artisti dovevano entrare in questi schemi. Se non c'entravano, gli artisti non esistevano. Aveva la mentalità di un futurista, Longhi. Ghirlandaio, ecco, lui ce l'aveva a morte con Domenico Ghirlandaio, brutto pittore, io lo considero un gigante, Domenico Ghirlandaio. Che vuol dire di un futurista? Sì, aveva la mentalità di quello che tira le sassate sulle vetrate. Ah. Oh. Insomma, lei pensa di essere giusto nei confronti di lui? Anche troppo buono. Anche perché se dovessi dire tutto, dovrei dire delle cose molto spiacevoli che preferisco cancellare dalla mia memoria. E cioè? Sì, beh, lasciamo stare. Le ripeto, delle cose molto spiacevoli io preferisco non dire. Proprio per rispetto ad uno che non c'è più. Lei non teme che lo stesso durissimo giudizio che ora lei sta dando su Roberto Longhi possa venire dato su di lei? Ma non vedo come potrebbero darlo. Innanzitutto io non ho una posizione universitaria, non ho nessuna posizione di potere in Italia. Non faccio parte di nessun partito, di nessuna sagrestia, non appartengo all'università, non conto niente, quindi come posso io? Non ho mai fatto parte del Consiglio Superiore o Comitato di Settore delle Belle Arti, e che cosa posso fare io? Potranno al massimo dire che io mi sono sbagliato, perché gli studi proseguiranno e molte cose che oggi mi sembrano giuste appariranno sbagliate. Senta Zeri, perché molto spesso nei suoi scritti lei lancia delle accuse molto circostanziate ma anonime, cioè non fa i nomi. Perché lei non mette nome e cognome ogni volta? Perché certi nomi mi ripugna persino di pronunziarli. Vuole sapere qual è la verità? Qualche volta l'ho fatti, qualche volta mi fa schifo pronunziare certi nomi. Io non ce l'ho con quelli che erano fascisti, ce l'ho con quelli che tenevano i piedi in due staffe e che si sono approfittati del fascismo per avere dei vantaggi e poi l'hanno rinnegato. Quelli li disprezzo. Quando lei è entrato nell'amministrazione, cosa ha trovato di male? Perché se n'è andato dall'amministrazione? Dunque, le dico subito, sono entrato pieno di speranze. Poi lentamente mi sono reso conto che l'amministrazione era qualche cosa che non funzionava. Io mi ci buttai a capofitto. Ho persino speso di tasca mia per riaprire la galleria Spada che l'amministrazione lasciava andare e i cui locali erano stati promessi ad altri. Poi ho fatto il primo catalogo dei musei italiani, completo è il mio, quello della galleria Spada. Mi fu rifiutato dal ministero. Lo feci stampare da Sansoni, lo prese Longhi. Poi piano piano mi sono reso conto che era un'amministrazione profondamente corrotta dall'eredità fascista. Che era un'eredità nefasta, in quanto il fascismo per ragioni politiche aveva portato avanti dei personaggi che preferisco non nominare, i quali cercavano nell'amministrazione soltanto una base di potere, non gliene importava niente, né delle opere d'arte, né dei monumenti, né di nulla, e che a mio avviso sono stati personaggi deleteri, la cui azione negativa si farà sentire per molto tempo e che sono responsabili di infinite rovine. Ma guardi, le dico solo un caso. Io venni a sapere che le fotografie, le negative di Alinari, Anderson e Broggi venivano messe in vendita a un prezzo estremamente basso. Io mi precipitai al Ministero perché sarebbe stato indispensabile avere per il catalogo queste negative, una cosa importantissima. Uno di questi personaggi mi disse, ma per carità, quella è roba per turisti, cosa vuole che ce ne facciamo noi delle fotografie della Madonna della Seggiola? Le ripeto le parole testuali. E allora capii che era perfettamente inutile continuare. Fecero una cosa gravissima. Io feci una lettera di dimissioni in cui specificavo le ragioni delle mie dimissioni. Questa lettera avrebbe dovuto essere archivata, invece non l'archivarono nemmeno, me la restituirono. Ne mandai poi una seconda, illegale, perché diceva il sottoscritto rassegna le dimissioni, quella fu accettata. Poi hanno messo in giro delle voci che io ero stato cacciato, tutto falso, perché c'ho una lettera di pugno del direttore generale che si rammarica della mia partenza. Lei accusa di snobismo molte persone, tra cui sommo Bernard Berenson. Credo ha ragione. Lei a sua volta è accusato di snobismo. Ma da parte lei, di chi? Pensa che lei sia un grande snob. Mia ballerine tipo Catherine Dunham, vecchia attrice tipo Mirna Loi, l'ha mai viste?
Ha mai visto regine esiliate? Qui sì, ci sono venute, ma non le ho mostrate in giro. Ha mai visto duchesse dai secondi cognomi? Ha mai visto l'aristocrazia, quella con due o tre cognomi, appunto, Bindi, Sergardi, Venerosi, Pesciolini, Bossi, Pucci, Tolomei, Lodringi della Stufa? No, possono anche esserci venuti, ma è stata una cosa internos. Da Berenson invece era uno show giornaliero, c'erano baroni baltici, vecchie attrici, delle marmotte pelate con cognomi altisonanti. E questo qui a casa mia non lo vede, vivo sempre solo. Qualche volta ricevo, ma non lo faccio sapere in giro. Non lo fa sapere in giro. Senta, no, Zeri, non mi serve. Che cosa vuol dire essere uno snob? Qual è la sua idea di snobismo? Una definizione dello snobismo, mi interessa. Cercare di nascondere la propria essenza, soprattutto sociale, la propria radice sociale, circondandosi di un orpello appunto fastoso, di camerieri in polpe, di Rolls Royce. Io ho una vecchia Fiat, ho sempre avuto una Fiat, adesso l'ho cambiata. Questa casa non è un appartamento. È fatta per me, non per gli altri. Ah. Quante attribuzioni si è rimangiato finora? Beh, una me la rimangiai molto presto. È il ciclo d'affreschi che è nell'ex convento di Santa Francesca Romana al Foro Romano a Roma. Io in un primo momento credevo che si trattasse di cosa marchigiana, di Ludovico Urbani. Però ben presto, quando fu organizzata la mostra di pittura viterbese negli anni 50, cioè 10 anni dopo, mi accorsi che è roba di Antonio da Viterbo il primo, e lo pubblichi e lo ripubblicate come tale. Quando è allora che un grande conoscitore, a proposito di attribuzioni, entra freddamente nella malafede, nella disonestà? Quando lui stesso sa di spingere il maestro della Madonna di Manchester a Michelangelo, sa di mettere qualche piccolo ghirlandaiesco promuovendolo a livello di Domenico Ghirlandaio, quella è la malafede, oppure Gian Nicola di Paolo Magni a livello di Perugino. E lei non ha mai avuto questa tentazione? No, perché io credo che poi la verità venga a galla. Io ho l'impressione, ho commesso una volta un errore molto grave, scambiando una copia per un originale, ma l'avevo vista quando era sporchissimo il quadro, una volta pulito è apparso una copia di bottega comunque. Ma la tentazione che di scrivere quelle perizie, quelle cose lì, truffando la gente, mi sembra molto sciocco guadagnare 50 per perdere poi domani 100, perché poi la verità si fa strada, la verità ha sempre una grande forza, viene a galla. Ma anche i grandissimi sommi Berenson e Longhi si è detto che abbiano fatto delle attribuzioni discutibili. Molte, sì. Ecco, molte. Ah. Lei in questa cosa si sente... Scrivo delle lettere ad personam con tanto di indirizzo, è lì che si vede se la perizia è seria o no. Perché se c'è l'indirizzo del destinatario è una vera perizia, se invece è destinata ad un egregio signore, allora si capisce che c'è qualche cosa di... Perché? Qual è la differenza? Perché... farla capire al pubblico. Guardi, la perizia deve chiederla chi compra, non chi vende. Quando la perizia è destinata a chi vende, vuol dire che chi vende cerca di fare il maggior numero di soldi, non la maggior quantità. Queste lettere destinate all'egregio signore sono destinate ai mercanti. Ho capito. A me me le chiedono i collezionisti, io ai mercanti non le scrivo, a meno che non siano grandissimi antiquari ai quali ho dato dei pareri. Giorni fa mi telefonò una persona e mi disse: lei è sicuro che quel quadro sia Antonello da Messina? Gli ho detto: al 100%. L'ha visto? Sì. Dove l'ha visto? Nell'isola di Jersey. L'ha avuto per le mani il quadro? Sì. L'ha visto in piena luce? Sì. Come lo trova di conservazione? Io gli ho detto la verità. Non è rovinato, ma è leggermente scorticato, cioè gli è stata tolta l'ultima vernice data dal pittore. Il quadro è intatto, però io avrei preferito lasciarlo con l'ultima vernice data dal pittore. E lui mi ha detto grazie. Punto e basta. Quindi lei si sente cristallino in questo campo? Lei nessuno sente è cristallino, anch'io ho commesso qualche piccolo peccatuccio. Sì, ma Quisquilia in confronto a quelle... non mi faccia dire male di persone che rispetto come studiosi. Senta, e poi soprattutto io non c'ho tanto bisogno di soldi. Li guadagnerava quando sì, appunto le telefonano, non le scrivono. Ma io non sono assillato da 4 giardinieri, 2 autisti, un maggiordomo, 2 cuochi.
Però, né gioco alla roulette o alla però è assillato da un'immensa casa, da oggetti non è molto costosa, non è. Per carità, non ma voglio faccio una vita molto modesta quando sono solo che mangio un piatto di pasta asciutta o di riso, punto e basta. Quante volte è caduto nella trappola di un falso? Proprio caduto in piena forse una volta o due. Una volta mi accadde un fatto orribile. Una persona che io conosco venne offerto un fondo oro di Andrea Vanni, molto bello, che io conoscevo attraverso la fotografia. Io consigliai di comprarlo, invece di vendergli quello gli vendettero la copia. Ma io che ci potevo fare? No? Torniamo a lei. Sì. Lei conosce la felicità? Io sì. Sì. No? Perché? Ha altro da dire sulla felicità? No, la conosco. Come se la conosco? La conosco benissimo. Perfettamente la conosco. E molto spesso la conosco. No? Senta, Zeri, perché lei ha odiato tanto quando era in vita Cesare Brandi e continua a odiarlo ora che è morto? Tanto da rinfacciargli per iscritto la sua omosessualità. Perché? Che cosa le perché ha fatto? Che cosa lei non perdona a Cesare Brandi? Innanzitutto è una persona alla quale ha avuto un ruolo, ma questa non è una domanda veramente che io vorrei inserire in questo documentario, perché è troppo personale, non mi piace questa qua. Se vuole gli rispondo, perché lo considero un essere nocivo per il patrimonio artistico italiano. Ne ho avuto una prova questa mattina con i quadri ex Cini. Ci ha fatto notificare un falso e poi ha lasciato fuori delle cose importantissime. Io che avevo messo sulla raccolta Cini non sono stato consultato, con i risultati che vediamo. Lei ha mai praticato l'omosessualità? No. Lei dice avere contatti con un uomo? Cioè, rapporti? Mai. Beh, assolutamente mai. No, non la amo. Cioè, posso capirla? Appunto. Posso capirla? Non mi interessa, poi né la condanno, come si dice. Ogni gusto è gusto, tutti i gusti sono gusti, come disse il gatto leccandosi sotto la coda. Ma io non sono portato a queste cose qui, assolutamente no. Lei è propenso ad ammettere le sue bassezze? Ma quali? Io l'invidia non l'ho mai, è un sentimento che mi è totalmente estraneo. Io posso invidiare l'intelligenza, io posso invidiare, sa chi invidio io? Coloro che hanno una mentalità matematica, perché io in matematica non capisco niente. Quando io vedo quelli che riescono a risolvere in 4 e 4, 8 delle equazioni superiori, ecco, lì sento una certa punta di invidia. Ma posso invidiare la gioventù? No, per carità, sto tanto bene adesso. Ma l'acrimonia, cioè lei ha un caratteraccio, intendiamoci. No, non c'ho un caratteraccio. No. Zeri, via. Ma scusi, sono stato sempre preso a calci nel sedere, dovrei pure perdonare. Ma da chi? Ma da tutta l'Italia. Ma scusi, non ho mai avuto... Ecco, guardi, io sono stato, le dico un caso, io sono stato consultato nella storia dell'arte da Los Angeles a Tokyo, da Mosca a Città del Capo, Parigi, Berlino, Londra, Dublino, Madrid, eccetera. Io in Italia non sono mai stato interpellato per un acquisto, non sono mai stato messo in una commissione. È capace di provare rimorso? Di che cosa? Lo sa lei, non lo so io. Ma rimorso per aver ammazzato qualcuno, non lo so, no? No, per pensieri violenti, per... nefandezze segrete, che ne so, non lo so. No, provo rimorso soltanto perché avrei potuto fare molto di più. Rimpianto? Lo stesso. Che devo rimpiangere? Io mi sono proposto di avere una certa vita e di avere determinate cose. Ho avuto tutto quello che volevo. Per quale motivo dovrei rimpiangere? Che cosa? Non rimpiango proprio niente di non avere una famiglia. Preferisco stare solo.